Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo è il video tanto aspettato da tanti sui prodotti che compro da AliExpress. C'è Ninna qui con me. Allora, ho ricevuto questi prodotti, questi sono gli ultimi che ho preso insieme a questi due. E ho li ho ricevuti già da un bel po', ma dovevo trovare il tempo per stenderli insieme a voi e parlarvi di tutti gli altri che ho nella mia postazione. Dunque, adesso piano piano apro questi e vi faccio vedere qualcosa. Poi andrò un po' velocemente perché se no veramente qui avrò tipo 40 colori e questo video diventa eterno. Comincio con il farvi vedere come arrivano. Allora, questi sono appunto messi in questa bustina di plastica e poi sono infilati in questo supporto. Quindi vengono messi tutti così e sono molto ben protetti, considerando che fanno il giro del mondo e che sicuramente i postini di tutto il mondo non stanno attenti. Quindi io non ho mai avuto problemi, specialmente con questa ditta. Allora, io vi parlerò in particolare adesso di due negozi su AliExpress. Allora, questo è Rosalind, io con questi mi trovo benissimo, e gli altri sono i Venalisa. Venalisa o anche Canny, che sono la stessa ditta. Quindi adesso io vi faccio vedere un po' di stesure di prodotti. Allora, per esempio, di questa ditta ci sono varie linee poi, quindi questi sono i Rainbow, che sono i glitterati. Ne apriamo uno a caso, ecco, cioè voglio dire R21. Lo vado a stendere un attimo, vediamo un po'. Ecco, questi sono corposissimi e coprentissimi. Questa è una passata e ne farò solo una perché non ho neanche intenzione di sprecare prodotto da mettere qua sopra. Ecco qua, questa è una passata e se lo lasciamo un attimino livellarsi prima di andare in lampada, anche quei micro glitterini che appena steso rimangono un pochino in superficie affondano e si livella il tutto. Vediamo l'R23, perché io non mi ricordo assolutamente quello che ho preso, perché ovviamente dopo 2-3 settimane non mi ricordo più che ho preso. Ecco, questo è un altro viola, abbiamo detto R23. Questa ditta, tra l'altro, ha una spedizione molto veloce e mi sembra che addirittura è quella che devi firmare per quando il postino ti porta il pacchetto. Quindi la spedizione è veloce ed è sicura, anche se io non ho avuto mai problemi con AliExpress. E comunque penso che vi farò un video anche su come acquistare su AliExpress. Ecco, questo è l'altro R23. Lo faccio riposare un attimo prima di metterlo in lampada. E poi l'R25. No, sono uguali. Mannaggia la miseria, vedete? Vabbè, questo è errore di valutazione durante l'acquisto. Adesso li comparo un attimino quando è steso. Vediamo un po'. R25. Beh, vabbè, diciamo che l'R23 è leggermente più chiaro, vira un po' sul lilla, il 25 sul viola. Vabbè, per quello che li ho pagati va più che bene, anche se mi sono sbagliata. Poi, per esempio, abbiamo questo Moon and Star Glitter S09. Vediamo un po' di che si tratta. Oh, wow! Qui ci sono proprio dei pezzettoni di S09, sì, ci sono dei pezzettoni di glitter ed è sul, direi, nero grigio, un po' trasparentino,
ma qui evidentemente si vuole valorizzare il glitter che c'è all'interno, quindi magari lo possiamo ovviamente usare come topper, lo mettiamo sopra a un altro colore. E comunque a me piace. Poi abbiamo un Diamond Glitter, mi sembra che di questo io ne abbia già. Ah no, per esempio, ecco, un altro che ho della linea Moonstar and Glitter è questo rosa qui e ci sono le stelline dentro, non so se metti a fuoco. Ci sono delle stelline dentro. Quindi questi Moon and Star Glitter sono pieni di roba all'interno. Ok. Invece questo dai, ah, ne ho anche un altro, beh. Moon and Star Glitter sul verde e questo ha la luna. Hai il glitter a forma di luna all'interno. Comunque sul sito dalle foto si capisce benissimo, eh? Allora, dicevamo Diamond Glitter, vediamo un po'. Ah, ok, questo è un topper. Abbiamo detto W02, eccolo qua. Questo è un topper da mettere sopra a altro colore. È trasparente. E quindi va bene su tutto. Non so se in camera si riesce a vedere bene. I glitter non sono fini, sono insomma, si vedono. E questo è un topper. Poi Faux Fur, che non ho idea, non mi ricordo, ripeto, P11. Ah, aspetta, sì, mi ricordo. Questi sembra come se adesso questo è una cosa che ho visto molto dalle russe, ma in Russia, Russia e Cina sono a braccetto, no? Spero che voi sappiate. Quindi questo qui è una sorta di c'ha come dei tipo dei peletti all'interno. E fa questo effetto sabbioso, arenoso, non so dire. Questo faccio una doppia passata perché così diventa più coprente. Però vedete cosa si vede all'interno? Adesso faccio la seconda passata e ve lo faccio vedere meglio. Allora, facciamo la seconda passata. Tutti questi gel sono corposissimi, sono proprio densissimi. Vediamo se sta mettendo a fuoco. Sì, questo è come se avesse delle. Niente, io comincio a parlare e la bambina pure. È come se avesse dei peletti all'interno che fanno questo effetto proprio carino. Quindi questa è la prima volta che ci sono dei peli all'interno di un gel e siamo contenti. Si vede? Si capisce? Troppo carino. Comunque dalle foto sul sito si capisce proprio meglio. Allora, adesso andiamo a stendere questi altri. Questi sono Colorful Gel Polish, diciamo sono quelli normali. Ah, non vi ho detto. Questi sono da 10 ml, ok? Quindi il contenuto è la boccetta è in, non so se sia in vetro o in, sembrerebbe vetro. Comunque le boccette sono buone boccette. Allora, questo è un 26,51. Guardate.
poi abbiamo il 2505. Ah, ho preso un po' di colori questi invernali. Belli, coprenti, corposi e utilizzati come semipermanente si sciolgono benissimo. Io combino tranquillamente base di una ditta e colore di un'altra. Questo farò due passate. E poi, no, questo è quello di prima che ho aperto, 2507. Ah, sono chiusi strettissimi. Oh wow, questo mi costa. Cioè, anche gli altri mi piacciono, ma questo no, dov'è? 2507. Wow. Di questo faccio una passata sola. Allora, del beciolino chiaro faccio la seconda passata. Anche il 2651 avrebbe bisogno della seconda passata perché qui per esempio è rimasto un po' vuoto, ma non mi importa, nel senso che questo è solamente una tip di mostrario, quindi non mi va proprio di sprecare prodotto. Allora, eccoli qua, sono sigillati. Questi sono i tre colori normali, matte, diciamo, che ho preso adesso. Questo è il gel peloso, ma è troppo carino l'effetto, veramente è troppo carino. Penso che prenderò altri colori, quindi questa è la linea dove siamo. Ecco, Faux Fur, e comunque si chiamano P qualche cosa, P è il numero. Questi prenderò altri colori sicuramente. E poi qui ci sono i Rainbow. Questi sono i tre della linea Rainbow. E poi qui ho il Moon and Star, questo sul nero, e poi abbiamo il Diamond Glitter, che sono quelli con la W. E poi quelli che io già avevo sono questi, ecco, per esempio questo qua, verdone, che io adoro i verdi, sempre con una bella consistenza. Poi c'è questo che è molto carino, il 15, che praticamente anche lui potrebbe funzionare come topper perché è un po' iridescente e non è totalmente coprente, vedete come, quindi messo su un altro colore lo fa diventare iridescente. Poi ho questo che è molto estivo, però sempre bello pastoso e coprente. E poi abbiamo un paio di lilla, questo è un lilla. E questo è un altro lilla rosa. Poi, sempre della serie. Ah no, questa è Model, questa è un'altra marca, ve la faccio vedere adesso. Adesso invece qui presi già l'anno scorso, questi che sono, si chiamano Polka Dot. Praticamente vedete che hanno all'interno come dei puntini glitterini e sembra che ci siano anche qui dei sassolini all'interno, molto molto carini. Avevo preso vari colori e devo dire li ho usati parecchio. Li devo stendere su tip perché giustamente non li vedono e non si ricordano che ho queste cose carine. E questi sono fatti così, per esempio ve ne faccio vedere uno. Vedi, all'interno hanno tutti questi e sono anche loro, sono coprenti. Due passate, qui assolutamente due passate necessita, però sono coprenti.
E poi ci sono loro, i nanetti. Questi sinceramente penso che non li prendo più, non per nulla, ma semplicemente perché sono scomodi. Allora, questi sono quelli da 7 ml e sono quelli minuscoli, ma è scomodo il manico, è scomodo il pennellino. E sono tutti glitterati anche loro, belli potenti. E di questi ho vari colori, che già mi sembra che nell'ultimo haul di AliExpress l'avevo fatti vedere questi. E anche questi sono Rosalind. Per me questa marca è molto molto valida. Quali altri sono i gel validi di AliExpress? Sicuramente ce ne sono altri, ma io sono questi quelli che conosco e poi diciamo che mi fisso con alcune cose e non vado alla scoperta di altre perché mi trovo bene. Per esempio, un'altra è Model Ones. Quando voi scrivete nella sezione cerca di AliExpress potete tranquillamente scrivere la marca Rosalind Model Ones e vi esce fuori ovviamente il mondo. Allora, questo è un camaleontico, questo è un magnetico camaleon, quindi che cambia anche colore. Allora, questo non l'ho neanche steso, pensa come sto, e sono mesi che ce l'ho. E questo funziona in questo modo. Se lo mettiamo su base nera esce fuori tutto il suo splendore. Vedi come fa? Vediamo se lo faccio con la... Ecco, cambia. Adesso lo metto in lampada e faccio una seconda passata. Adesso utilizzo questa, la calamita tonda, vediamo un po'. È un magnetico camaleontico, quindi ci sono vari colori all'interno. Allora, qui ce n'è un altro sempre di Model Ones, Model Ones, vabbè. Questo è un magnetico e mi sono accorta che neanche lui avevo steso, e questo è un, non lo so, andiamo a vedere insieme. Allora, qui mi sono stesa un po' di nero per vedere come risulta sul nero. E poi lo andiamo a vedere anche su tip neutra. Ok, questo tende al viola, quindi la strisciata è viola, vedete, sul nero si vede molto bene, sul neutro è leggermente percepibile, ma a questo punto questo può essere tranquillamente usato anche come topper, magari su un altro viola o su un lilla, su un rosa, insomma, dipende. Poi sempre di questi Model Ones, vabbè, abbiate pazienza. Ho questi altri due che sono dei bei glitterini. Insomma, io quando vedo dalle foto sti glitterati
me li prendo e alla fine c'è una marea, insomma. Ah no, questo è un bellissimo Tiffany. Bello, questo mi piace. Manco me lo ricordavo. Ragazzi, mi sa che neanche questo ho steso. Mamma mia. Allora, eccolo qua, mi sono stesa anche questo perché non l'avevo steso. Comunque, anche lui valido come quegli altri. E poi ho anche un colore di quest'altra marca che si chiama Belle Fille, ma non lo so, comunque questo qua, che è un verdone, è il colore 1020, anche questo praticamente è identico agli altri, quindi cambiano le marche, ma i colori sono sempre quelli. È un verdone e questo l'ho usato anche parecchio. Adesso mi vado a stendere questi altri due di quest'altra marca IBCCNDC. Questi sono da 10 ml anche questi, ma la confezione è più piccola. In poche parole, questi qua grandi possono contenere fino a 15 ml, ma sono riempiti fino a 10 ml, quindi ecco perché alcune di queste ditte addirittura nella descrizione, quando andate a scorrere, ve lo spiegano proprio. Ci sono delle fotografie che si capisce benissimo che dicono che il contenitore è da 15 ml, ma poi viene riempito fino a 10 ml. E questo invece probabilmente è tutto pieno. Ora sono neri, non riesco a vedere dentro. E qui ho preso un violone, un bel violone, aiuto, e poi ho preso un bianco. Un semplicissimo bianco e li vado a stendere. Seconda passata perché non è venuto coprentissimo come gli altri, ma insomma, io parlo di una passata su questi tipi di mostra, ma ovviamente sulle unghie faccio sempre due passate perché il colore risulta più, comunque più pieno, è più proprio reale. Comunque, ecco, con la seconda passata è assolutamente coprente. C'era un pelo e mo rimane lì. Allora, questo bianco direi che, allora, dalla videocamera credo che si veda che sia bianchissimo, ma non so, non sono molto sicura che quando esca dalla lampada ingiallisce leggermente. Sicuramente quando utilizziamo un bianco poi andiamo a mettere un sigillante antigiallo, perché se no l'ingiallimento è assicurato. Non lo so, vedremo. Comunque l'ho pagati, mi sembra 80 centesimi questi, voglio dire, se anche non funzionano, chi se ne frega. Allora, veniamo adesso all'altra linea che utilizzo molto e che con la quale mi trovo molto bene. Sono i Vena Lisa. Vena Lisa, che poi sono gli stessi canni. Questi colori sono molto validi. Ora, per esempio, guardate qua. Qui dice 7, dov'è? Metti a fuoco 7,5 ml. Addirittura questa boccetta, che è grande come tutte le altre, come le Rosalind, sono uguali praticamente, ma queste sono riempite a 7,5 ml. Queste addirittura 7,3.
Metti a fuoco, per favore. Ecco, 7,3. Ora, con questi mi ci trovo benissimo. C'è da fare una piccola valutazione. Certo che adesso, sapendo che con questi mi trovo, mi sembra che prima conobbi questi Venalisa e poi ho scoperto questi altri Rosalind. Ora, sapendo che qui ci sono 10 ml e qui 7,5, allo stesso prezzo mi sembra, perché adesso controllo, poi vi faccio vedere. E a sto punto, quando mi serve qualcosa prendo Rosalind. Comunque, ho visto anche che stanno facendo un'offertona di 60 colori di questi Venalisa, 60, 60 colori, non si possono scegliere, ovviamente è un pacchetto completo. Una volta l'ho visto a 60 euro, una volta a 77, una volta a 90 euro, perché ovviamente poi anche questi sono venduti da vari venditori, quindi una volta che tu entri nel sito devi spulciare, devi andare a cercare, poi ci sono tutti i correlati e quindi perdendoci un po' di tempo le cose si trovano. Questi colori sono anche loro molto densi e coprenti. E anche loro usati come semipermanente. Io sapete che il semipermanente lo sciolgo. Questi colori si sciolgono benissimo. Di Venalisa avevo comprato, prima di utilizzare acrigel di altre anche ditte italiane, avevo voluto provare questi qua di Venalisa. Questo qua, per esempio, il Natural Pink. Non mi è piaciuto perché è molto colloso, cioè è proprio colloso, si appiccica al pennello. Guardate, vedi, non è un acrigel, è un, non lo so, è un gel un po' più denso, ma è colloso e si appiccica al pennello, si fa fatica a lavorarlo. Però si scioglie perché mi ero fatta un dito e ho voluto provare se si sciogliesse e si scioglieva. Mi ha resistito tanto, però è complicato da lavorare, quindi anche no. E poi provai anche il clear, e il clear è molto clear, proprio trasparentissimo, però anche lui, ora non so se si riesce a vedere, anche lui è abbastanza colloso. Vedete come già esce trasparente? L'acrigel non esce trasparente, poi si schiarisce durante l'applicazione, ma questi credo che siano tipo gel, ma con una diversa consistenza. Quindi i poligel di Venalisa per me sono no. E poi sempre di Venalisa ho provato il top coat senza dispersione, e senza dispersione? Sì, questo è quello senza dispersione. E sì, senza infamia, senza lode, insomma, è una cosa normale. Vi lascio i link diretti dei vari negozi appunto su AliExpress, e così cliccando quel link potete andare direttamente a vedere dentro al negozio di quel venditore. Allora, questo è il mio video di oggi su quello che uso di più su AliExpress. Ho delle altre cose in arrivo e quindi come arrivano ve le mostro. E nel frattempo ti ricordo di iscriverti al canale per vedere altri video ed attivare la campanella, così YouTube ti avvisa se ha voglia. Di lasciarmi il solito like se ti è stato utile e ti ha chiarito un po' le idee questo video. E ci vediamo alla prossima. Ciao!